bravissime, perché giustamente, poi io non sono una persona che parla di chi è assente, però questa squadra è stata abbastanza martoriata dalla sfortuna fin dall'inizio, prima Orban, poi dopo abbiamo avuto un problema, piccolo problema all'addominale di Akimova, che non ha potuto giocare l'ultima partita del torneo Wesley, poi dopo abbiamo avuto l'interruzione della precision di Caterina, che non riesce a utilizzarsi, il suo problema del suo vecchio ginocchio. Abbiamo Bonifazio che è fuori da 5 settimane, che è un amico fattura in un dito, andando a recuperare un pallone nuovamente sui banner pubblicitari. Adesso abbiamo Anna Baus fuori, quindi penso che possa essere tutto sufficiente per capire anche lo sforzo che fanno le ragazze, quindi dobbiamo essere sicuramente più orgogliosi di loro. Chiaro che adesso la coperta è sempre più corta e quindi dovremo cercare di tenere duro il più possibile, insomma. Prego. Se l'hai giocato, l'hai tutte le nate, come hai capito di vedere una situazione in genere di questo stato di tre lati? Cioè, l'infortunio è qualche cosa che fa parte del nostro sport e del nostro gioco. Quindi è chiaro che quando gli infortuni, diciamo, sono particolarmente accaniti, con dinamiche come una distorsione, come un bruciato che si rompe, come una ragazza che va a recuperare un pallone, tocca il banner, e non è che si taglia solo, si fa anche un amico con cura. Cioè, quelle cose lì sono veramente incontrollabili, nel senso, non le puoi neanche prevedere, non è un problema muscolare o qualche cosa. Quindi bisogna fare di necessità virtù. No, a me non piace precisamente degli infortuni, io non sono uno di quelli, le ragazze tanto bene, stanno lavorando molto, stanno lavorando bene, penso che per adesso i risultati si stiano vedendo, con la consapevolezza che quelle forti devono ancora arrivare, già da domenica avremo una partita molto difficile contro Cuneo, quindi come ho detto nel post partita di Busto, piedi per terra, chi deve vincere le scudette non è Novara, noi saremo una squadra che vogliamo dire la nostra e pensiamo solamente a lavorare giorno dopo giorno in presto. Il punto stretto è ha formato la buona squadra, il miracolo di diritto sotto il partito. Ah, vabbè, Trento l'abbiamo fatta rientrare noi, penso che non ci sia mai stata partita, l'abbiamo fatta rientrare noi il primo set da 16-12 avanti e il terzo anche lì eravamo avanti, è chiaro che ho cercato anche di dare un po' di respiro, un po' di aria di campo a chi non l'ha mai avuta, perché penso che si lo meriti anche per quello che fanno in allenamento. È chiaro che, come ti ripeto, quando sei così girato, dopo devi cercare anche di non far sì che le partite si allunghino, quindi devi fare economizzare al massimo le dinamiche, quindi hai finito di fare le Senti, al di là di tutto, al di là dei problemi, durante queste settimane di allenamento e le partite, cosa c'è stato di miglioramento nella squadra? Cioè, la pallavolo è un gioco che va fatto un affiatamento, sistemare anche qualche dettaglio tra palleggiatrice e attaccante. Penso che all'inizio avevamo qualche problemino di tempo sulla palla fra Francesca e Ghita, che adesso l'abbiamo praticamente risolto, quantomeno sta andando molto molto meglio. Stiamo cercando di inserire un po' di più le idee che ho per quanto riguarda lo sviluppo del gioco, e Francesca da questo punto di vista si sta adoperando molto, si sta adattando molto, si sta rendendo molto disponibile, e sta vedendo tutto molto bene. È chiaro che siamo solamente la quinta partita di campionato, quindi è una stagione intera ancora davanti. Come ho detto dall'inizio e lo confermo anche adesso, nonostante siamo 5 vittorie su 5 partite, questa squadra, il vero potenziale di questa squadra si vedrà, penso, quando ci saranno i momenti delle partite del vento fuori. Ecco.